Tutto sport. Buongiorno Rafa, buongiorno. È bello vedere che il 2014 ci ha dato un Benitez molto più loquace, colloquiale, infatti stiamo scrivendo... Parliamo di mercato, dobbiamo parlare qualche volta un po', no? Però tornando all'aspetto tecnico, si torna a giocare al San Paolo dove purtroppo è lì che il Napoli ha perso qualche battuta quest'anno. Mi riferisco a tre partite, il Sassuolo, il Parma e l'Udinese, dalle quali sono venuti fuori soltanto due punti. Ecco, poiché si torna a giocare al San Paolo, vuoi che la squadra quest'anno... in questo avvio di campionato nel 2014 migliori in quelle cose che non sono venute bene in quelle tre partite e si è già lavorato su questi aspetti? Sì, 100% sono d'accordo che queste partite possiamo dire che hanno cambiato un po' il percorso, ma io credo che andare a Milano e vincere contro il Milan dopo 25 anni e vincere contro la Fiorentina, che è una partita difficilissima, alla fine siamo dove dobbiamo essere, perché qualche partita si pareggia, qualche partita si perde a casa o in trasferta. Credo che soprattutto l'ultima con l'Udinese, che è una partita che abbiamo fatto qualche errore personale o individuale che ha cambiato tutto, ma sono partite che si potevano vincere. La mentalità e l'approccio alle partite è buono e dobbiamo avere più concretezza davanti alla porta, dobbiamo essere più forte nella fase offensiva e questo aiuterà la difesa lo stesso. E il lavoro oggi della palla inattiva, il lavoro della fase difensiva l'abbiamo fatto. Chiaramente la squadra sta lavorando per migliorare la fase difensiva, la fase offensiva, l'equilibrio. E questo è così, con un allenamento, una partita alla settimana è sempre più facile e adesso abbiamo un po' più di tempo. Credo che ci siano 6 partite a gennaio, che sono tante, ma meno che quando giocano 8 o 9, che è sempre più difficile.